gamma, giovani artisti mantovani, giovane arte mantegna. Questo acronimo vuol dire diverse cose, ma vuol dire sostanzialmente un evento più che l'esposizione di opere. Sono dei percorsi che si incrociano qua a Casa del Mantegna, sono delle storie che ci sono dietro ogni opera, opere che tra l'altro hanno comunque un valore estetico, di ricerca, che danno delle emozioni, che hanno una particolare qualità, ma quello che a noi più interessa è il processo piuttosto che il prodotto di questa mostra. Questo è l'elemento un po' particolare, è Casa del Mantegna che si popola di giovani, di percorsi diversi, che diventa un luogo di relazione che ha a che fare con l'arte ma anche con la nostra società, con la nostra cultura. Penso al cielo di Gaza sul pavimento della stanza qua al piano di sopra, che recupera l'oculo di Andrea Mantegna spezzato in mille tasselli, in questo mosaico di cielo che non è più il cielo di Andrea Mantegna e che guarda a problematiche contemporanee. Troverete ancora un po' di pittura tradizionale, video, installazioni, fotografia, insomma tutti gli strumenti della comunicazione contemporanea. Io insisto nel dire che lo sguardo di questi artisti è veramente internazionale, cioè le loro radici sono qui a Mantova e si intravede che c'è una citazione della loro mantovanità in alcune opere, però lo sguardo è lontano, sono artisti che fanno una ricerca veramente alla pari con quello che è il panorama internazionale dell'arte. 38 giovani artisti si presentano qui alla Casa del Mantegna e sono un'assoluta novità, perché sono innanzitutto degli artisti, e voglio far capire questo, che qualche volta quando non sono artisti amatoriali, perché avremmo altrimenti chiamato la mostra GAA, giovani artisti, sono giovani artisti mantovani, artisti con la A maiuscola, capaci di lavorare con tutti i media possibili, con tutti i materiali dell'arte, rappresentano una novità assoluta sull'orizzonte dell'immaginario artistico locale. E quindi l'operazione che facciamo, condotta in un modo eroico semplicemente per la difficoltà nel reperire i mezzi, nel trovare finanziamenti per questa mostra, ecco, questa è un'iniziativa bellissima e sicuramente ultra partecipata.